Buongiorno, bentornati a Fare Spazio in TV. Oggi parleremo di estate e in uno specifico di estate e terza età, perché se la bella stagione può essere un periodo di vacanza, per buona parte della popolazione presenta invece delle criticità particolari, cioè ci sono bisogno di soluzioni particolari e di un'assistenza dedicata. Ne parliamo con Sandra Capuzzi, assessore alle politiche sociali, presidente della Società della Salute, e con Giuseppe Cecchi, direttore della Società della Salute. Benvenuti innanzitutto. Grazie. Ok Sandra, qual è il problema principale? Quali sono le esigenze particolari che le persone più anziane riscontrano in questo periodo dell'anno? Diciamo che le problematiche sono tante e quello che mi preme sottolineare è che rispetto a queste problematiche la Società della Salute Pisana è stata tra le prime, primi enti a essere in grado invece di attivare una serie di risposte in maniera molto organica e diffusa sul territorio, con una logica che coinvolge in maniera molto importante sia le istituzioni, quindi il coinvolgimento dei comuni dell'area che riguarda la Società della Salute Pisana, sia le associazioni di volontariato. Quindi con una logica che ancora una volta riflette quella che deve essere l'idea anche portatrice di valori che sta alla base della Società della Salute Pisana. Ovviamente gli anziani sono una categoria a rischio, come lo sono ovviamente i minori. Dopo quell'evento climatico particolare che fu quello del 2003, particolarmente caldo, sono state attivate una serie di azioni specifiche e attente. Gli anziani ovviamente con i picchi di calore hanno difficoltà, poi spesso gli anziani sono anche portatori di patologie ancora più specifiche, quindi richiedono delle attenzioni differenti. Che cosa abbiamo fatto noi? Ma noi abbiamo messo in piedi una serie di servizi, poi il dottor Cecchi meglio di me entrerà nello specifico di quelle che sono le articolazioni, però quello che è alla base del concetto è che ovviamente le azioni si intensificano nel periodo estivo perché c'è il picco di massima fragilità, però abbiamo una serie di attività che non abbandonano gli anziani nel corso dell'anno, perché ovviamente l'attenzione è concentrata, ma questo non significa che noi ci preoccupiamo degli anziani nel periodo estivo e poi per il resto dell'anno ovviamente non sono al centro delle nostre attenzioni. Tra l'altro con una specificità in più che ha l'area pisana, perché nell'area pisana noi abbiamo la media nazionale che è più bassa rispetto alla presenza di anziani, mentre a Pisa abbiamo la media nazionale intorno al 10%, a Pisa siamo intorno al 12%, quindi abbiamo più anziani rispetto anche alla media nazionale. Questo significa che le risorse da investire devono essere maggiori rispetto anche ad alcune categorie. Qui voglio anche sfatare un po' un mito che spesso, io da assessore, quando qualcuno viene giustamente a lamentarsi di una serie di servizi, spesso c'è un po' questa idea per cui a Pisa sembra si diano o si investano più risorse nei confronti magari di alcune categorie di persone piuttosto che di altre. I servizi che noi diamo per gli anziani dimostrano il contrario. Faccio un esempio per tutti che è l'esempio che è in atto da un po' di anni, che è da una parte comprende un aspetto sociale ma da una parte anche un aspetto però anche economico. L'esempio è Mare Argento, che quest'anno abbiamo chiamato in questo modo, l'altro anno si chiamava Estate per Tutti, fatto in collaborazione con la SIB Confcommercio, che permette, dà la possibilità agli anziani autosufficienti con un reddito inferiore ai 20.000 euro di poter usufruire per 5 giorni la settimana, quindi dal lunedì al venerdì, di un accesso al bagno, quindi un ombrellone e due sdraie con un solo euro, e in più è estendibile fino a 4 persone della famiglia. Quindi questo è un sistema che da una parte viene incontro delle esigenze economiche, però dall'altra parte permette anche di rimettere in piedi la possibilità attraverso la persona fragile di ricoinvolgere tutta la famiglia, di permettere comunque al nucleo familiare di accedere ad un servizio fatto in collaborazione con i privati ma con l'input importante delle istituzioni. Questa è una logica di welfare verso la quale prima o poi e in modo inevitabile noi dovremo andare.
Pisa ha già delle esperienze innovative in questo senso. Ok, quindi anche perché si rischia l'isolamento, quindi un pericolo sociale, quindi un'incisività nella socialità degli anziani che possono accusare questo isolamento, questa condizione, quindi questa iniziativa, come hai detto tu, Mare d'Argento, si sposa poi con quella sulla spiaggia del Gombo, anche lì certo. Ombrelloni a un euro. Sì, 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 anche in questo caso con una modalità diversa, perché ovviamente Mare Argento è realizzata in collaborazione con la SIB, nel caso invece del Gombo è una struttura che è data, diciamo, in concessione direttamente alla Società della Salute in collaborazione con i comuni di San Giuliano e di Vecchiano, e quindi qui sono i comuni che si organizzano e danno una risposta agli anziani del loro comune, quindi è una modalità diversa, però le finalità sono ovviamente le stesse, anche perché il rischio dell'isolamento, l'abbiamo visto anche in questi giorni, il fatto che qualcuno si possa ritrovare da solo, colto da un malore, magari rimane 3-4 giorni all'interno della propria abitazione e nessuno se ne accorge. Allora, fatti di cronaca, ecco, hanno testimoniato. Noi dobbiamo, da questo punto di vista, e abbiamo il telesoccorso, le cure di prossimità, cioè una serie di iniziative che ci aiutano da questo punto di vista. Perfetto. Giuseppe, questi tipi di interventi, l'assistenza che la Società della Salute mette in campo, le iniziative che mette in campo riguardano, ho detto appunto, il 12% a Pisa, 10% in area pisana, quindi si parla di migliaia di persone. Quali sono i vari livelli di assistenza o i vari, insieme appunto alla parte sociale, quindi alle associazioni che la Società della Salute mette in campo? Sì, intanto bisogna dire, come richiamava bene prima l'assessore, che questi sono servizi che integrano e completano la normale rete di offerta dei servizi sociosanitari sul territorio. Alcune sono d'estate, altre vanno cioè, tutto l'anno. Cioè, nel senso che ovviamente ci sono i servizi di assistenza domiciliare, risposte semiresidenziali e residenziali, che queste fanno parte, diciamo, della rete tradizionale, storica dei servizi, cioè quelli che vengono in gergo dal nostro punto di vista chiamati i livelli essenziali di assistenza. Questi servizi di cui si sta parlando stamani sono servizi che formalmente non rientrano nei livelli essenziali di assistenza, ma che per il tempo con cui, per il periodo con cui da quale sono nati e per le modalità con cui si sono strutturate, sono diventate di fatto dei livelli essenziali di assistenza, nel senso che, insomma, è un po' difficile ora dire beh, ora smettiamo, ora ritorniamo indietro. Ripeto, sono diversi anni, la cosa partì da quell'estate che richiamava l'assessore, però poi noi abbiamo fatto in modo che questi servizi complementari e integrativi fossero sostanzialmente presenti durante l'anno, a parte ovviamente la cosa degli ombrelloni e del Gombo, e queste sono attività tipiche estive. Però direi che la cosa si sviluppa a vari livelli, come tu richiamavi. Intanto, bene sottolineare, sono 18 gli organismi e le associazioni che in maniera strutturata e organica lavorano a vario titolo su questi servizi, sia da un punto di vista dell'informazione e dell'orientamento, come le associazioni di volontariato, l'Unione Italiana Distrofia Muscolare, la Pubblica Assistenza, l'ANFAS, cooperative, cioè tutto gran parte del mondo del terzo settore che lavora con noi durante l'anno anche per altri servizi, collabora anche a questi servizi, diciamo, integrativi, chiamiamoli così. Una parte dei quali, come dicevo, sono servizi che forniscono informazioni e orientamento. Allora, questo è il primo servizio che è chiamato a svolgere una funzione di questo tipo, è quello che abbiamo chiamato Serena Informazione. La Serena Informazione è attivo un numero verde che è 8-800-86-540. Esatto, a questo numero verde chiunque può accedere. Ovviamente le chiamate più frequenti sono da parte di persone anziane, disabili o comunque situazioni
in condizioni di fragilità, perché questo numero verde consente di avere immediatamente tutte le informazioni per l'accesso ai servizi. L'accesso ai servizi sia di primo livello che di secondo livello, mi riferisco ai servizi di telesoccorso, ai servizi di sorveglianza attiva, ai servizi di assistenza domiciliare, quelle che noi chiamiamo le cosiddette cure di prossimità, cioè l'assistenza domiciliare che consiste nell'aiutare una persona a fare la spesa, nel portargli a casa una confezione d'acqua di 6 bottiglie. Perché, per evitare che esca durante le ore più calde. Esatto, perché questo è il servizio, il secondo, diciamo, livello di servizio, quello della cosiddetta sorveglianza attiva. La sorveglianza attiva è un servizio appunto di bassa soglia, di primo livello, dove non sono impegnate persone con professionalità specifica come terapisti, infermieri o quant'altro, ma sono impegnate appunto personale messo a disposizione dal terzo settore, dall'associazione di volontà. Esatto, per cui i servizi di telesoccorso, i servizi delle cure di prossimità sono persone, sono servizi ai quali possono accedere chiunque si trova in condizioni. Cioè, diciamo sempre che un servizio di assistenza domiciliare, fornirlo a una persona che ha 3.000 euro di pensione e che vive in un appartamento con ascensore, o fornirlo a una persona che ha una pensione di 500 euro e vive in una casa al secondo piano senza ascensore, sono cose diverse. E quindi bisogna saperlo e organizzarsi in questo modo. Peraltro noi abbiamo fatto anche delle valutazioni e delle indagini sulla richiesta, perché siccome questi servizi, come si diceva prima, è già qualche anno che sono in funzione, la presenza capillare e più è capillare e organica la diffusione di questi servizi, anche quelle della cosiddetta sorveglianza attiva, abbiamo rilevato anche una discreta diminuzione delle richieste di accesso ai servizi sanitari ordinari, pronto soccorso e cose del genere, tante cose che quindi magari su cui, invece su cui spesso si, no, spesso più si ragiona, no, patologici in questo caso. Questa è un'ulteriore dimostrazione, se mi posso permettere, di una corretta impostazione del nostro modo di lavorare, che ha puntato molto sull'integrazione sociosanitaria, a trattare i problemi da un punto di vista sociale, come quella della sorveglianza attiva. Non è solo un problema sociale, diventa un problema sociosanitario, okay, e che incide positivamente o può incidere positivamente sul sistema sanitario, di tutela della salute in generale. Poi ci sono alcuni servizi specifici che vengono rafforzati durante l'estate. Un servizio che viene attivato in collaborazione con la Regione Toscana è il servizio del cosiddetto Meteo Salute. Si tratta praticamente di un portale che gestito appunto dalla Regione Toscana, attraverso il quale è possibile avere in anticipo le informazioni su quelli che sono i giorni a rischio da un punto di vista del caldo. Queste informazioni vengono trasmesse alla nostra centralina locale, che è presso la pubblica assistenza, e dalla pubblica assistenza queste stesse informazioni vengono a loro volta trasmesse alle associazioni di volontariati e a tutti gli organismi che hanno a vario titolo rapporti con i nostri servizi. Quindi, per diciamo, le associazioni vengono messe in preallarme, cioè esatto, state attenti perché in questi giorni ci potrebbe essere più bisogno. Ribadendo quelli che sono i normali consigli che tutti danno, ma che è bene sempre ripetere, evitare di uscire nelle ore calde, bere un litro e mezzo d'acqua anche quando non si ha sete, mangiare molta frutta e verdura, vestirsi possibilmente con vestiti chiari, aprire le finestre ma la sera o la notte, non il giorno. Sono tutte cose che di buon senso però servono, perché naturalmente le cose sono collegate, perché invitare le persone, in particolare gli anziani, a non uscire dalle 12 alle 17 vuol dire che se uno ha bisogno di qualcosa ci deve essere qualcuno che glielo fa. Ecco l'importanza dei servizi di sorveglianza attiva a cui facevo riferimento prima. Okay, ricordiamo un attimo quel portale, quel sito internet della regione, che è possibile, dove è possibile vedere
quali saranno i giorni a rischio, che è www.biometeo.it. Sì, giusto? Sì. Ok. Questo è molto importante perché, ripeto, questa è proprio una delle cose che partì, come richiamava l'assessore, nel 2003. Noi l'abbiamo continuata, perché non è che tutti gli anni, anche perché poi i problemi ci sono un po' tutte l'estate, ma poi i problemi di richiesta di assistenza poi ci sono anche d'inverno quando fa troppo freddo. Quindi il discorso... Okay. Siamo in chiusura. Sandra... Un aspetto importante che mi ha colpito è appunto la collaborazione, l'integrazione fra ente, fra il comune e le associazioni di volontariato, che sono una parte fattiva ed importante in questo servizio di tutela. È un'impostazione che state continuando a mettere in piedi, cioè a appoggiarvi e a integrare i servizi, giusto? Sì, sì, è un'impostazione che ormai noi abbiamo rodato e che dà i risultati anche non solo in termini sociali ma anche in termini economici. Veniva sottolineato bene dal dottor Cecchi. Cioè noi attraverso questo sistema sinergico che mette insieme le istituzioni, il mondo del volontariato, le cooperative, riusciamo a ottenere delle economie che sono, è vero, economie anche di tipo proprio economico nel senso più tradizionale del termine, ma anche in termini generali di economia di concetto, perché nel momento in cui si investe sul sociale si sgravano anche parti importanti della sanità, quindi l'accesso al pronto soccorso, tutta una serie di aspetti che invece a questo punto vengono appunto diminuiti rispetto all'impatto sul territorio. Per noi il rapporto con il mondo del volontariato è fondamentale. In questi giorni il governo sta vedendo appunto anche di varare una legge delega proprio sul terzo settore, perché ovviamente l'idea che il terzo settore sia importante non è solo un'idea nostra. Nell'area pisana ci abbiamo investito probabilmente più di altri, lo dimostra il fatto che qui la società della salute ha funzionato perché c'era alla base proprio questa sinergia. Quindi dobbiamo sicuramente capire come lavorare in maniera diversa anche col terzo settore, ma soprattutto come valorizzare anche il valore aggiunto che loro portano alle iniziative che vengono fatte sul territorio. Benissimo, ringraziamo Sandra Capuzzi, grazie. Gabriele Cecchi, grazie di essere stati con noi. Voglio ricordare ancora una volta il numero da chiamare per avere informazioni, soccorso o assistenza, è 800 86 540. Grazie di essere stati con noi, ci vediamo alla prossima puntata.